Saluto con piacere adesso Maria Teresa Ruta, buonasera. Salve Lorenzo. La introduco prendendo in prestito una frase di Sandro Ciotti, il sorriso che non conosce confini. Le piaceva questa formula? Assolutamente sì, certo che mi piaceva tantissimo. Lui mi ha chiamato la flemma che non colsi, una finestra sul mondo. In effetti io non sto mai ferma, quindi la flemma che non colsi mi pare giustissima. Sono sempre in viaggio, mi piace tanto conoscere il mondo, una finestra sul mondo, però il sorriso che non conosce confini è un appellativo che mi porto ancora dietro da quegli anni. E poi qui c'è uno dei tanti telegatti che abbiamo preso con la Domenica Sportiva, e questo è quello dell'88. Di lì a poco sarebbe nata anche mia figlia, quindi è stato un anno poi incredibile, straordinario. E in effetti volevo proprio chiedere come fu quell'esperienza la Domenica Sportiva con Sandro Ciotti in conduzione. Ah, fu fantastica, perché sono stati 5 anni, non tanto Sandro Ciotti, ma quanto soprattutto Tito Stagno, anche Carlo Sassi, veramente tutti quelli che ruotavano intorno alla Domenica Sportiva. Erano persone con una preparazione incredibile, giornalisti di primissimo livello e quindi... Grandi opinionisti, ricordo Aldo Agroppi, Picchio De Sisti. Esatto. E quindi erano anni in cui non si poteva sbagliare. Se volevi diventare una giornalista dovevi essere una brava giornalista. Infatti io nell'84 debuttai con Caccia al 13, che fu questo programma innovativo, vinsi il mio primo telegatto come donna dell'anno nello sport, però di lì per arrivare alla Domenica Sportiva sono passati poi ben 3 anni, in cui ho fatto varie esperienze in Rai, ho cominciato a scrivere su Tutto Sport, sono diventata giornalista e quando mi sono affacciata alla Domenica Sportiva diciamo che ero pronta, anche perché i fucili non erano spianati, perché a quei tempi era una mosca rara e quindi si vedeva la Ruta, insomma, una donna con tanta curiosità e così con benevolenza. Adesso, insomma, portare via il lavoro ai maschi non è mai facile. Oltretutto quella Domenica Sportiva era attesa con particolare curiosità perché la domenica sera c'era soltanto quel programma sul calcio e quindi è chiaro che tutti gli occhi degli italiani erano puntati su quella trasmissione. Sì, diciamo che dall'89 è nato anche Pressing con Vianello, che era fortissimo, bravissimo, è nato questo programma che ci ha fatto subito una concorrenza molto importante, però poi negli anni a seguire devo dire che il calcio è diventato un calcio spezzatino e a quel punto anche le trasmissioni hanno perso così la loro sacralità, le trasmissioni della domenica. Riparte il campionato adesso tra mille incognite, giusto così, d'accordo con questa decisione? Assolutamente sì, sarei ripartita anche prima. L'importante è la sicurezza naturalmente dei calciatori, però diciamo che come in Formula 1 si rischia la pelle, nello sport insomma si rischia sempre, no? E in questo caso in massima sicurezza, bisogna finirlo questo campionato, trascinarsi le cose dietro non ha senso, chiuderla così, soprattutto per quel che riguarda poi la retrocessione, sarebbe stato un problema enorme andare a ottobre. Non credo che con il coronavirus noi abbiamo smesso di conviverci, probabilmente sarà meno aggressivo e comunque io penso e spero che tutti quanti siano tutelati. Che campionato si aspetta? Perché si giocherà in continuazione, ci saranno partite praticamente ogni giorno. Sì, sarà un campionato anomalo, ce lo ricorderemo per tutta la vita, però devo dire che saranno tutti alla stessa stregua. È ovvio che chi ha la panchina un pochino più lunga soffrirà di meno, però non è detto, perché ci sono altri campionati come quello tedesco dove si gioca molto spesso e si gioca anche in condizioni ovviamente atmosferiche complesse e diciamo che il fisico poi prende il via e si robustisce. Qual è invece il giocatore che la incuriosisce di più in questa prosecuzione della stagione, quello che magari le dà più emozioni per i gol che riesce a segnare, che le trasmette qualcosa di particolare in più rispetto ad altri? Ma guardi, io sono soprattutto preoccupata per il Cagliari, che è la mia squadra del cuore, anche perché hanno un presidente della regione che dice: se non fate il passaporto sanitario, qui voi non entrate. E quindi siamo messi in una situazione piuttosto difficile.
Però il Cagliari, insomma, rispetto ad altre squadre, soprattutto per la partenza che era riuscita a fare, si è messo in una situazione abbastanza tranquilla, anche se totalmente serena non può stare. No. Diciamo che questo campionato, questo fine, questa coda di campionato, che poi è una coda importante, no? Lunga, per quanto sono il numero delle partite, potrebbe dare delle sorprese. È ovvio che poi se la Lazio con la sua capacità, no? Di, tra virgolette, di essere molto aggressive rispetto ad un Inter, dove molti calciatori hanno fatto delle quarantene lontano dall'Italia, e quindi la situazione è complessa per alcuni club, dove questi campioni giustamente, avendo paura, perché nessuno sapeva quale fosse la situazione, hanno preso delle decisioni che sicuramente non favoriscono, no? Le proprie squadre. Mentre penso che a questo punto Napoli e Lazio potrebbero dare del filo da torcere pesante. Non è più tifoso del Torino? Ah beh, sì certo, Torino e Juventus sono sempre nel mio cuore, e la Juventus ha sempre delle risorse. Quando dicevo panchina lunga, lunghissima. E ecco, per il Torino, che ha sempre avuto un vivaio importante, io credo che potrebbe essere una grande occasione, come per l'Atalanta, insomma, per queste squadre che puntano sul vivaio, per far debuttare dei giovani. Questo sarà un campionato dove avremo anche delle graditissime sorprese da dei ragazzi che non avrebbero probabilmente mai giocato quest'anno. Eh sì, perché ci sarà la possibilità di sfruttare più giocatori, e quindi ci sarà la possibilità di vedere all'opera anche qualche giovane. Ricordiamo che ci saranno 5 sostituzioni, e quindi gli allenatori potranno pescare a piene mani dalla panchina. Esatto. Preparatissima Maria Teresa Ruta sul calcio, davvero opinioni apprezzabili. Grazie per il tuo intervento. Ma ci mancherebbe, per così poco. Un abbraccio a tutti. Naturalmente le mie squadre del cuore sono Torino, Juventus, perché mio papà era tifoso della Juventus. Difficile essere tifosi del Torino e della Juventus, comunque. Esatto, è difficile, però quando si è giornalisti, quando io poi sono diventata giornalista, il fatto di essere così legata al Cagliari, proprio per il campionato 69-70, per l'immagine di Gigi Riva che avevo associato alla figura di mio papà, e per il fatto che quell'anno mi aveva l'omino delle figurine Panini che aspettava i ragazzi all'uscita della scuola, mia mamma mi teneva i capelli tagliati alla maschio, sembrava un maschietto, e quindi io quell'anno avevo ben 4 Gigi Riva, e con 4 Gigi Riva ho fatto tutta la Juventus, per esempio, no? Quindi certo. Ho dei ricordi dell'infanzia, e poi sono legata ovviamente al Trapp, che è un grandissimo allenatore, è stato un allenatore veramente straordinario anche da un punto di vista umano, ha sempre offerto ai giornalisti tanti spunti, non dire tanti altro, titoli, tante dichiarazioni interessanti, certo. Esatto, e lui venne alla Domenica Sportiva e disse ma perché non fate parlare la Ruta? Lei è una giornalista, la trattate da valletta, quindi si rende conto che in effetti mi si è aperto un affetto, no? E poi l'ho seguito, è andato all'Inter, insomma, ha viaggiato, ha girato, quindi quando sono diventata, forse per un uomo è più facile essere tifoso solo della propria squadra del cuore. La donna è un po' come una mamma, no? Che tende ad essere obiettiva. Per me il campionato lo deve vincere non la mia squadra del cuore, ma lo deve vincere chi se lo merita. È un po' questa la mia filosofia. Una giusta filosofia, sicuramente condivisibile. Grazie ancora a Maria Teresa Ruta. Buonasera. Salve Lorenzo, salve.